Nella chiesa di Sant'Antonio a Posillipo si sono svolte le esequie di Roberto Fiore, storico presidente del Napoli di Altafini e di Sivori, suo anche il tentativo presunto di acquistare Pelé. Il saluto, avvenuto tra l'affetto di familiari e amici, ha visto una consistente partecipazione di coloro che hanno apprezzato l'operato dell'imprenditore. Classe 1924 tenne le redini della compagine azzurra tra il 1964 e il 1967, riuscendo a far sottoscrivere ben 69.000 abbonamenti ai tifosi. Nel corso degli anni Ottanta fu anche presidente del Circolo Posillipo. Tra i presenti gli ex calciatori e allenatori Vinicio e Sandro Abbondanza e una compagine del gruppo di supporter Fedain. Nel corso della liturgia, ad omaggiare Fiore, i gonfaloni della società sportiva Calcio Napoli e della Juve Stabia. All'esequie tra i partecipanti lo storico giornalista Rai, nonché cronista radiofonico di numerose imprese del Napoli, Luigi Necco. Come si fa a ricordare un uomo così incisivo nella storia del pallone a Napoli, la città del pallone? Come si fa? Altafini, Sivori. Se lo avessimo avuto per presidente per più di quanto l'abbiamo avuto, era molto generoso. Mi mandò un libro con una dedica che non vi posso ripetere solo per modestia. Ma io capisco che quella dedica era eccessiva perché lui amava Napoli come ognuno di noi ama questa città. E lui per questa città e anche per il pallone avrebbe voluto fare di più, ma gliel'hanno fatto fare. Anche lui aveva i suoi nemici, non gliel'hanno fatto fare, ma lui è andato al di là di ogni segno, è riuscito a sorridere di tutti e a fare pace con tutti.